Perché non sono mai passato di qua, però? Sì. Ah, di qua va, eh? Sì, io non l'ho visto, e allora? Occhio! Ciao! No, lasciamolo andare in meno, perché... Minchia che ha lasciato! Non l'ha fatto parlare per 2 anni e l'ha liberato oggi. Salve, grazie. Salve, ma questa con una mano la si solleva. Minchia se pesa. Pesa tanto? Oh, figa, tantissimo. Cosa peserà? 3 kg. Sì. Beh, fai conto che ho provato, non so se eri lì alla marathon, ho provato una FM da 7 kg. Beh, non so se è tanto di più questa, eh. 7 kg, no, l'FM pesava poco. Tu pensa che talmente l'hanno alleggerita, talmente che l'hanno alleggerita l'FM? Di nuovo. Beh, non volersi sporcare oggi è una bella pretesa, però. Lo so, perché mia mamma mi fa, dobbiamo partire. Dobbiamo farci da sentire un po' più tardi. Con mia mamma che... Sai che non so neanche dove siamo? Oh cazzo! Thank you.
Olè. Senti che melodia. E muoviti con sta cazzo di bici. Non credo un cazzo qua, amici. Chi è che c'ha la moto? Io uso come prodotto uso un gettone. L'autolavaggio. Sì, anche io vedo l'auto. Però è più da mezzo, da quelli da sotto scelto. Però è di fragola. In mezzo alle ragazze tutto di fragola. Fai un figurone, dici? Sì. Io devo trovarmi una sua ragazza. A parte quella a pagamento, ma basta. Devo trovarmi una. Però. No, senti, ma non una convincerla perché c'è la bici che sa di fragola. Ma sai cosa è? Una che mi porta il borsone, la bici, Il traino, una mezza serra. Beh, io la conosco, si chiama Isaura. Io ce n'era un mio amico, ne aveva conosciuta una, bella, che già gli faceva di tutto, gli portava il borsone, gli faceva il cambio borraccio. E d'estate si metteva in costume da bagno. Però quel tuo amico è noto, ci aveva 26 centimetri. Ah, non lo so. Si sa. Dicono che aveva anche molto benestante. Vedi, Adesso non è più assieme, ma si è comprato un bel Porsche. Era uno un po' benestante. Ha venduto la chiesa sempre quel Porsche. Però gli faceva di tutto sta ragazza. Cioè gli puliva addirittura la bici. Tu pensa che quando io sento gli faceva di tutto immagino cose. Sì, anche quello penso. C'aveva la quinta di reggiseno, era nei luoghi, era simpaticissima. Beh, non ne ho trovate con la quinta di reggiseno antipatiche io ancora. Ma magari trovi quella che sai, sporco di fango è un po' malmostosa, tipo mia mamma che è l'ordine della pulizia, cioè invece lei sporco, fango, cioè si batteva le balle. Ma allora se devi rompere il cazzo, Matteo?
I pedali.
Bravo Max! Come non l'ho mai fatto sto pezzo? Madonna. È ghiaccio vivo questo, eh? Get up, get on up, get up, get on up.